Il solito cuore granata rimedia nei minuti finali ad una gara costellata da imprecisione in attacco e disattenzioni nella linea difensiva. Agnone e Recanatese impattano 2-2, un punto per parte, ma sono molte le recriminazioni per le due formazioni veterane del girone F ininterrottamente da 10 anni. Il Civitelle ricorda con un lungo applauso il dirigente storico agnonese Elio Ciccorelli, una vita spesa per le sorti dell'Olimpia. I marchigiani sono seguiti in trasferta da un drappello di tifosi coloriti. Poi il via alla contesa con i locali in completo bianco che scheggiano la traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato di Lucio Di Lollo. Sul tracciante è decisiva la smanacciata in angolo del portiere ospite Foiera. Le note dolenti per i molisani iniziano al quarto con l'errore in disimpegno dell'estremo di casa Campanico, sul quale per poco non ne approfittano i giallorossi del tecnico Possanzini. I minuti trascorrono, punizione tagliata a fil di palo con il mancino da Walter Guerra, sul quale sono in ritardo gli avanti di casa. A metà tempo si mette in mostra Gragnoli, orfano del compagno di reparto Vitelli, che ha scelto di salutare in settimana l'Alto Molise. Controllo del centravanti al limite dei 16 metri, ma la finalizzazione è fuori misura. L'Agnone preme costantemente, ma senza molto ordine. La Recanatese lascia spesso in avanti il solo Villanova, coprendosi con gli esterni Papavero e Senigallesi sulle corsie laterali. Le emozioni latitano, ci pensa Guida ad innescare Walter Guerra sul binario mancino, ma anche questa volta nessuno è lesto tra gli avanti di casa a correggere in rete il prezioso assist da fondo campo. Prima di rientrare negli spogliatoi, l'isolato centravanti ospite Villanova cerca gloria dalla distanza. Campanico resta spettatore. La ripresa prende forma con D'Ambrosio per Guida nell'Olimpia. La prima svolta giunge al sesto. Senigallesi punisce l'errore nel retropassaggio di Di Lollo, che serve inavvertitamente Villanova, rimasto in area nella precedente azione. Campanico è infilato nel corridoio incompevolmente. L'inatteso vantaggio ospite manda in tilt la retroguardia di casa. Campanico commette un altro errore nel disimpegnarsi della sfera. Frettoloso Villanova sparacchia fuori misura. Passano meno di 60 secondi e il centravanti marchigiano si rifà con gli interessi, ma è Demo Leone che innesca la punta giallorossa, che si presenta tutto solo davanti a Campanico, abbagliato dal sole, e lo fredda con un preciso pallonetto. I locali sono nel pallone e rischiano il tracollo al quarto d'ora. Campanico manda in angolo la stilettata di Mordini da posizione invitante. Sotto di due reti Del Grosso corregge l'assetto dei suoi. Nella mischia il nuovo acquisto Margarita e Di Federico per Peici e Guerra spingono per l'assedio granata. Negli ospiti Pasquini prende il posto di Lauria. Nell'assalto finale, sull'assist di Nicola Guerra, Gragnoli anticipa tutti e indovina l'angolo dove Foiera non può arrivare. Siamo al 27esimo. Mister Possanzini alza i centimetri in difesa con il più esperto Guzzini per Mordini, ma sull'ennesimo calcio piazzato ricamato si fa trovare pronto per gonfiare la rete da pochi passi e battere la seconda volta Foiera. Nei 4 minuti di recupero decretati dal fischietto Marotta di Salerno non succederà più nulla, se non ripensare alle disattenzioni commesse. Giovedì è già tempo di rimettersi gli scarpini. L'Agnone viaggerà in quel di Pesaro, la rinnovata Recanatese ospiterà il Campobasso. Big match al Tonino Benelli di Pesaro, dove arriva la capolista materica. Vis Pesaro che dopo la vittoria di Recanati cerca la conferma e dare continuità di risultati per mantenere il buon momento, anche se la battuta d'arresto con la Fermana è ormai dimenticata. Due squadre divise da 7 punti, ma il campo dovrà dare il responso definitivo. La Vis con il bel gioco, il Matelica con il miglior attacco. Recuperati i due numeri 10 nelle due formazioni, in campo fin dal primo minuto Ridolfi e Vittorio Esposito, assenti nell'ultima giornata di campionato. E anche lo scontro
diretto tra i due bomber della classifica dei mancatori, Pera con 13 reti e Costantino che lo segue a 11. Partita che si vede subito di buon ritmo. Al decimo minuto c'è una girata d'Orazio del Matelica, vola Cappuccini a deviare in angolo. Dalla battuta dell'angolo si crea una mischia davanti a Cappuccini e di nuovo palla che sul tiro di Vittorio Esposito termina ancora in angolo. Dalla seconda battuta dell'angolo svetta di testa Di Maio che incrociando sul secondo palo porta in vantaggio il Matelica. 17esimo è la Vispesaro che reclama un rigore sul tentativo di tiro di Ridolfi, un difensore da due passi è sulla traiettoria del fantasista della Vispesaro. L'arbitro lascia proseguire ritenendo l'azione involontaria. 21esimo, a fondo di Pera sulla corsia di destra, chiude Gennari in angolo. Arbitro contestato dalla parte pesarese anche al 26esimo, quando sul rinvio di Cappuccini, involontariamente il numero 5 Gennari è sulla traiettoria, palla che ritorna al portiere, l'arbitro reputa retropassaggio e assegna una punizione a pochi passi dalla porta. Dalla battuta della punizione, dopo lunghe proteste, trascorrono circa due minuti, Vittorio Esposito, anziché tirare in porta, s'appoggia su Pera. Pera colpisce su corpo di un difensore che si immola davanti lui e la Vis riesce a salvare il risultato. Altre due occasioni concludono la prima frazione. Al 36esimo, bel taglio in verticale su Costantino, il centravanti della Vispesaro si accentra, ma è molto bravo Marco Antonini sulla traiettoria a salvare il risultato. Passano due minuti e altra occasione sull'altro versante, Esposito questa volta porge l'assist a Pera che non coglie lo specchio della porta sfiorando la traversa. Si va negli spogliatoi al termine di una prima frazione molto combattuta e ricca di episodi. Ripresa che si apre con una rete annullata al Matelica per fuorigioco sulla punizione di Vittorio Esposito. La palla colpisce la traversa, rimane a pochi passi dalla linea bianca. Arriva un giocatore del Matelico che la mette dentro, ma l'assistente con la bandiera alzata vanifica il raddoppio della formazione di Mister Mekonomen Monaco. Passa solo un minuto e l'occasione è dall'altra parte per Raparo. Gran diagonale, ma Marco Antonini ancora una volta risponde presente deviando in angolo. Dall'angolo scaturisce una mischia, di prima battuta arriva Comi dalla parte destra e colpisce l'incrocio dei pali, quindi occasionissima per la Vis che si infrange sull'incrocio dei pali. 15esimo della ripresa, Tedesco da buone posizioni manda la palla alta. Un minuto dopo il palo è colpito da Boldrini con una buona conclusione a giro da 25 metri, colpisce la palla del palo con la palla che esce dall'altra parte. Mister Sassarini toglie il fantasista Ridolfi, al suo posto entra Alessandro Rossi che appena il tempo di mettere piedi in area di rigore, sfruttando il rimpallo di Costantino, colpisce di prima intenzione col suo magico sinistro, mette la palla nell'angolino dove Marco Antonini non può arrivare. Trascorre appena un minuto e dall'altra parte Esposito mette un brivido nella difesa di casa, supera un paio di avversari, nel momento di concludere è troppo defilato sul settore sinistro, pensa di traversare trovando un compagno che non c'è. La palla attraversa tutta la linea della porta e finisce dall'altra parte. Ultimi minuti di controllo di entrambe le formazioni che a quel punto
preferiscono non perdere la partita e un pareggio che alla fine soddisfa entrambe le formazioni al termine di una bellissima partita con tante occasioni da rete. Il Campobasso non riesce ad andare al di là del pareggio contro la pari classifica Monticelli, nulla di fatto al Selvappiana tra due squadre alla ricerca di una posizione di classifica più consona alle proprie ambizioni di partenza. Arbitra il romano Andrea Ancora. Gli ascolani si fanno vedere la prima volta con l'attaccante Pedalino, la conclusione esce non di molto alla sinistra di Palumbo. Per i locali si fa male in prota, dopo solo un quarto d'ora di gioco, ingresso in campo per il giovane D'Aversa. Qualche istante dopo il Campobasso sfiora la marcatura. Fioretti, dall'interno dei 16 metri, prova la conclusione al giro sul secondo palo, graziato il portiere ospite Marani sotto la curva nord. I molisani spingono in avanti, Marani non si fa ingannare dalla punizione di Meduri attorno alla metà del primo tempo. Subito dopo tenta la via della rete anche Goulin, la girata in area dell'attaccante sfiora il legno. L'ultima conclusione degna di nota della prima frazione la porta Pedalino per la formazione bianca-azzurra di Stallone. Il tiro dalla media distanza si spegne a fondo campo. Chimpala, propositiva a sinistra, il portiere ospite smanaccia per evitare di raccattare in fondo alla rete. 0-0 al termine del primo tempo. Al quarto della ripresa i molisani si riaffacciano dalle parti dell'estremo Manari. Il portiere marchigiano nega la rete ai padroni di casa deviando in angolo. Il Monticelli è rintanato all'indietro ma i lupi non riescono a scardinare l'attenta difesa avversaria. Alla mezz'ora il centrocampista Grazioso tenta ancora la via del gol dalla distanza. Manari brocca a terra. La partita si conclude con il Monticelli che cerca di sfruttare le poche occasioni create. Lotti alza la mira e il Cuoio supera la traversa senza lasciare danni. Il pari ad occhiali consente ad entrambe di salire a 18 punti, ma non accontenta quel che rimane del pubblico di Fede Rossoblù, sempre più deluso dal cammino della squadra affidata a Raffaele Novelli.
Derby bello, avvincente e giocato a tutta birra da entrambe le formazioni al Carotti, fra Jesine e Civitanovese. Prevalgono i Leoncelli, che mettono assieme la terza rimonta consecutiva e il quinto risultato utile di fila e ritrovano la vittoria, reggendo anche nel finale, quando restano in 10 per l'espulsione di Censori, subito dopo il gol decisivo dello stesso Censori per il vantaggio. La Civitanovese, a dispetto delle difficoltà vissute dal sodalizio rossoblù, se la gioca alla grande alla Carotti e spaventa a lungo la Jesina, andando per due volte in vantaggio. La partita entra subito nel vivo, dopo appena 3 minuti la palla sfugge in presa alta a Bolletta in uscita, ma Battisti in area Leoncella non ne approfitta. Dopo 5 minuti la Civitanovese è già in fuga, Negro dai 25 metri calcia di prima intenzione e fulmina nell'angolo basso Bolletta, 0-1, Negro ex di giornata non esulta. La Jesina però riprende subito i rossoblù, dall'altra parte guizzo e botta di Censori in area di rigore, la palla si infrange sulla traversa, sulla respinta c'è Shiba, ex di giornata pure lui, che arriva sul pallone e in semiacrobazia insacca il pallone dell'1-1. Non si smorzano i ritmi, all'11esimo Rubino va in slalom in area Jesina e chiama Bolletta al tuffo per controllare la conclusione. Di là al 14esimo Anconetani in fuga dalla sinistra, cross a centro area, conclusione di prima intenzione di Shiba che termina alta. Nuovo vantaggio ospite al 15esimo, Giovannini taglia in area un pallone su cui la difesa di casa si lascia sorprendere, Negro aggira la linea ed è pronto sul secondo palo per l'appoggio in rete, 1-2, doppietta per il salentino. Partita tutta a scatti a fondi, la Jesina si ributta all'inseguimento ma è la Civitanovese pericolosa. Al 26esimo Bolletta para sulla conclusione da dentro i 16 metri di Tortelli. Al 28esimo palla buona ancora per Negro, ma la conclusione è rimpallata da Cardinali. Di nuovo Civitanovese al 38esimo, Bolletta in area di rigore si ritrova davanti, prima Negro, poi Tortelli e riesce a mettere una pezza su tutti e due. Al 40esimo c'è il 2-2 Leoncello, corner della Civitanovese da cui riparte il contropiede della Jesina. Censori lancia Trudo che sulla tre quarti salta l'uscita disperata di Vassallo e deposita in rete. Nell'area di rigore della Jesina resta infortunato Enov, sostituito da Sindaco. Finale ancora più caldo e ritmi ancora più alti, c'è spazio anche per qualche entrata ruvida. Al 46esimo Shiba e Trudo per il contropiede che porta alla conclusione il secondo, diagonale parato da Vassallo. Prima nota di cronaca della ripresa al terzo minuto, punizione dal limite di Censori per la Jesina, Vassallo respinge. La Jesina preme al 60esimo, trova il vantaggio, azione insistita, Vita pesca l'appoggio giusto in area per Censori, il cui destro in rete è smorzato ma non trattenuto da Vassallo. 3-2, esplode la gioia del Carotti e di Censori che segna sotto la curva e si aggrappa alla rete. L'arbitro per l'esultanza gli affibbia il secondo giallo. La Jesina con un gol in più si ritrova però con un uomo in meno. I Leoncelli ci riprovano al 65esimo ma il tiro di Shiba finisce fuori. Shiba di nuovo al 70esimo, Vassallo controlla. Al 73esimo fuga di Cameruccio, tiro debole, Vassallo c'è. Di là botta da fuori di Negro, Bolletta respinge corto sul pallone, arriva Battisti a colpo sicuro, ma la scivolata con salvataggio in corner di Sassaroli per la Jesina pesa come un gol al 74esimo. Jesina insidiosa al 75esimo, Shiba manca il controllo giusto, poi Vita dalla distanza calcia al lato. Al 77esimo volata di Cameruccio e palla sotto porta per Shiba che insacca, ma c'è la posizione di fuorigioco dell'attaccante di casa. All'80esimo Trudu innesca la fuga di Bontà, doppio dribbling e saetta in porta dell'ex Campobasso, ma Vassallo respinge. Civitanovese pericolosa nel finale, all'83esimo guizzo di Giovannini in area e tiro deviato di un soffio al lato. All'84esimo l'ultima opportunità, la palla buona in area Leoncella ce l'ha ancora Negro, ma l'attaccante al volo spara alto. Al Mariani Pavone si gioca il primo atto di un trittico fondamentale per la stagione del Pineto. Intanto la società è al lavoro per puntellare l'organico a disposizione di Amaolo, che oggi deve fare a meno di Proietti e di Rosa. Il nuovo acquisto Mariani è nell'11 titolare, mentre Palumbo parte dalla panchina. In difesa rientra Stacchiotti in attesa di Pomante. Situazione ben più complicata in casa Chieti, dove i movimenti per il momento sono solo in uscita, ben 5 nelle ultime ore, compreso Capitan Viscido. Alessandroni resta in nero verde, almeno per il momento, e va in campo nel 4-3-3 schierato da Mariani. Ed è proprio il Chieti a passare in vantaggio per primo al 13esimo del primo tempo. Faella ruba palla da Sogni e si invola verso la porta avversaria, battendo Mazzocchetti sul secondo palo.
Il vantaggio però traballa dopo 3 minuti quando Carrione di Castellammare di Stabia assegna il penalty al Pineto per il fallo di Tuccia su Antenucci. È lo stesso attaccante che va dal dischetto, ma capitano Ronchi lo ipnotizza e neutralizza il suo tentativo. Al 20esimo Ronchi è reattivo anche sulla conclusione insidiosa di Cacciatore. Al 32esimo arriva il pari del Pineto su calcio piazzato. La punizione di Cacciatore è deviata nel traffico dell'area. Ronchi è fuori causa e arriva il secondo centro stagionale per il numero 10 bianco-azzurro. Cacciatore protagonista ancora al 37esimo. Il suo destro al volo però è respinto da Ronchi in gran giornata. L'estremo nero-verde però non può nulla al 42esimo sull'ennesima conclusione di Cacciatore, che semina gli avversari in area e pesca l'angolo basso portando in vantaggio il Pineto. 45 minuti da incorniciare per l'attaccante di Amaulo. La ripresa si apre con l'occasione per il Pineto al secondo, ad ispirarla è Cacciatore, conclusione di Ciarcelluti, ma il neoentrato Giacomozzi salva la porta di Ronchi. È lo stesso Ciarcelluti al quarto che approfitta di un'indecisione difensiva nero-verde e con un tiro al volo sotto l'incrocio dei pali batte Ronchi portando il parziale sul 3-1. Carrione di Castellammare assegna il secondo rigore di giornata, questa volta al Chieti per un tocco di mano di Pisani in area. Alessandroni non sbaglia e accorcia le distanze, 3-2. Ma il Pineto al 31esimo mette al sicuro il risultato grazie alla conclusione magistrale di Palumbo direttamente da calcio piazzato, entrato al 10° della ripresa, che bagna così con il gol il suo esordio con la maglia biancoazzurra. 10 minuti più tardi l'ex Gravina prova a concedere il bis, ma tra lui e la doppietta c'è Ronchi che si salva con l'aiuto della traversa. E così obiettivo centrato per il Pineto, che conquista 3 punti fondamentali in vista del match con il Monticelli. Per il Chieti ennesimo KO e domani è in programma al Tribunale di Chieti una partita ben più insidiosa. Amici sportivi, benvenuti all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena per Romagna Centro Fermana, 14ª giornata del campionato di Serie D Girone F. Sembra tutto pronto con il Romagna Centro che partirà da destra verso sinistra. Allora iniziano le ostilità con il team biancazzurro che controlla il primo pallone. Acquistato anche Andrea Gadda, classe 93, figlio dell'allenatore Massimo Gadda, allenatore del Forlì. Occhio a Peroni in mezzo con il colpo di testa che termina sul fondo, Misin, sponda di Ferri, palla allontanata da Ferrante, anzi da Comotto, diventa buona per Margherita, lì indietro Misin col sinistro sul fondo. Gore di testa, si lotta, alla fine Cremona che la gioca molto bene verso destra dove c'è Petrucci. Petrucci sulla destra, lo prende in consegna Ferrari che ha già ammonito, deve stare attento. Pallone all'indietro verso Misin, cross di prima, esce Bissi malissimo e la palla in rete, ha segnato Cremona. 1-0 della Fermana, sbaglia tutto in uscita Nicola Bissi. E allora il gol della Fermana al 21esimo del primo tempo, segnato Cremona. Amati, Ferri al volo, Valentini, primo tiro in porta del Romagna Centro, punizione adesso per gli ospiti, Margherita sul pallone con il destro, palla dentro con Misin che non trova la porta per questione di centimetri, 45-53, controlla il cronometro l'arbitro, fischietto in bocca e fischia la fine del primo tempo, Romagna Centro 0, Fermana 1, andiamo. Se ne può nascere una cosina importante, palla dentro, Misin di testa, tocco sospetto, poi Mané, deviato e pallone che termina in calcio d'angolo. Era stato Brunetti, più occhio alla punizione di Ispas che mette in mezzo, colpo di testa con la palla che entra in area, rovesciata e Bissi, strepitoso su Cremona. Però il gioco era fermo per un fuorigioco, quindi tutto inutile, però Bissi è stato miracoloso. Pasquini, Delia a sinistra per Bussaglia che la mette giù come può, ne ha due di fronte, se ne prova ad affondare ancora, molto bene Bussaglia, spazio per il destro, bloccato però da Valentini. Qui errore sul lancio, attenzione a Petrucci, va via molto bene, va davanti a Bissi, Petrucci, 2-0 Fermana, sfruttato a meraviglia un errore in impostazione del Romagna Centro, Petrucci va a prendersi l'esultanza sotto la curva,
punizione con la battuta mancina di Ferri sul fondo di nulla. La migliore occasione della partita per il Romagna Centro accade dal 95esimo, meglio tardi che mai. Si conclude Romagna Centro Fermana 0-2. Hanno deciso i gol di Cremona al 21esimo del primo tempo e di Petrucci all'85esimo, quindi seconda sconfitta consecutiva per il Romagna Centro, che deve già pensare alla sfida di giovedì sul campo del Materica.